Ciao ragazze, allora, siccome su Facebook ieri avete deciso voi cosa farmi filmare oggi e avete scelto il video sulle tre pettinature veloci e facilissime per la scuola, per il lavoro o semplicemente quando non avete voglia di star lì tre ore ad acconciare i vostri capelli, quindi appunto oggi questo è il video che farò, vi farò vedere tre acconciature molto molto semplici, molto veloci. Se riesco a farle io vi garantisco che ce la fate anche voi in pochissimi minuti e quindi sì, vi lascio ai tre tutorial e niente, vi mando un bacione. Ciao! Allora, per la prima pettinatura andiamo a fare prima una semplicissima coda di cavallo. Ok, fatto. Non preoccupatevi di questo ciuffetto, poi lo togliamo se ne avete anche voi. Poi non si vedranno, non preoccupatevi. E noterete anche i miei tantissimi baby capelli che stanno crescendo qua. Comunque, adesso vado a dividere la mia coda in due parti uguali. E ognuna di queste due parti la trasformo in una treccia, quindi faccio due trecce. Blocco la treccia con l'elastico, semplicemente. Stessa cosa con l'altra ciocca, trasformo anche questa in una treccia. Ok, fatto. Naturalmente, se avete gli elastici, quelli in silicone sottilissimi, che sono praticamente invisibili, quello sarebbe il top. Io purtroppo non li ho, quindi i miei si vedono parecchio, ma comunque è giusto per farvi vedere la pettinatura. Adesso vado a tenere una delle due trecce verso il basso e l'altra la arrotolo attorno a questa treccia. Ok, quando ho fatto la mia piccolina, se avete i capelli grossi, lo ripeto in ogni video sui capelli che faccio, però è la verità, se avete i capelli grossi verrà fuori una cosa molto più carina. Quindi con una forcina vado semplicemente a bloccare questa treccia così com'è. E adesso con la treccia che rimane faccio la stessa cosa, ovvero la attorciglio attorno alla treccia che abbiamo appena fatto. Vi avevo fatto vedere tempo fa una pettinatura simile a questa, però avevo fatto una treccia soltanto e poi l'avevo attorcigliata, ma questo penso che sia più carino come risultato. E voilà, il nostro chignon a trecce è pronto. Naturalmente questi capelli, se li avete anche voi così tipo capelli pazzi, vi conviene stendere un po' di gel d'ale o un po' di lacca per fissarli. Io non lo farò in questo momento perché comunque devo farvi vedere altre pettinature, però altrimenti lo farai, non uscirei così. E questa è la pettinatura finale. Ok, seconda pettinatura, vado a prendere una piccola ciocca di capelli da qua sotto. Ok, ecco qua la mia ciocca, adesso vado a trasformarla in una treccia. Ok, vado a bloccare la treccina con un elastico, stesso discorso se avete quelli trasparenti, piccolini, in silicone molto meglio. Ed ora vado a portare questa treccia, metto gli altri capelli dietro e vado a portarla davanti così come se fosse un cerchietto. Poi la porto sotto il resto dei capelli, la metto dietro l'orecchio e con una forcina vado a bloccarla. Voilà, per intensificare l'effetto potete farne un'altra da questa parte e poi portarla dall'altra parte, si vedrà di più e viene fuori un effetto più carino. A me però personalmente piace di più averne una soltanto. Quindi questa è la pettinatura numero 2. Con la terza ed ultima pettinatura vado a raccogliere tutti i capelli da un lato e anche qua vado ad intrecciarli. Ok, adesso che ho creato la treccia vado semplicemente a girarla su se stessa, praticamente come se facessi uno strudel. Piano piano la giro e la porto su. Ok, quando arrivo a questo punto, quindi quando è ben stretta all'attaccatura dei capelli, vado sempre con delle forcine a fissarla. Ok, e questo è il risultato finale.
Quindi niente ragazzi, queste erano le mie tre pettinature per la scuola, lavoro, ufficio, insomma, per quando si è di fretta e non si ha troppo tempo da perdere, però non si vuole uscire sempre con la stessa pettinatura, cosa che a me capita spessissimo. E fatemi sapere ovviamente se vi piace questo tipo di video, perché ne ho tantissime di pattinature. Stavo pensando ad andare a pattinare prima e adesso mi viene pattinature. Ne ho tantissime di pettinature così da farvi vedere, quindi se vi piace questo genere di video ve ne farò altri. E niente, specialmente che adesso la scuola è iniziata, adesso già da un po'. E niente ragazze, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video, un mega abbraccio e vi voglio bene.